No, guarda cosa vedo. Questo sì che sembra veramente un ritornare indietro nel tempo. Salve, Toscana Jones, esploratore. Lei Sì, è? io sono di Montecerboli. Montecerboli, sì, sto guardando questa frazione, ma come si chiama? Mi chiamo Umberto. Umberto, Umberto, bel nome, nome così, veramente reale. Questo cos'è, un vecchio frantoio? È un vecchio frantoio, prima in origine lo giravano con un asino, con un ciuco, diciamo. Poi so che l'olivia ci misero la macchia, perché le olive sono fatte così. Qui ci viene messo le olive, una parte di olive, cioè 3 staia circa, e viene macinato. Una volta macinata la poltiglia viene messa sul bancone lì. Su quel bancone. E poi presa con delle bruscole, sono dei contenitori di vimini, cioè una schiancia, dentro caricata e messa sotto la pressa. Ho capito. Una volta messa sotto la pressa si aziona l'argano, la pressa si tira la Tutto a stanga forza manuale, forza di e in spalle. continuazione. Ho capito. Questo è il tuo museo. Questo museo c'era anche ieri, c'erano le scuole, vengono a visitarlo, si spiega. E nel museo cosa raccogliete? Tutto quello che ha a che vedere col mondo agricolo di un Col mondo tempo? arrivo, sì, però O con altre professioni anche? non diciamo proprio contadino, No. paesano, perché Paesano, questo lì è ecco. proprio di paese, è roba che di paese si adopera, come vedete, quelle cannelle lì. Sono anelli che si mettevano perché quando non faceva l'olio, l'estate, Sì. settembre, faceva anche il vino, Ho capito. si Ma poi come stringevano. vedo nelle altre stanze, quelle barbiere, poi Ah sì, c'è il calzolaio, calzolaio. c'è Beh, vecchio. questo dovrebbe, il comune dovrebbe stare proprio attento a queste cose, sono Sì, delle rarità. meno male l'ha comprato e ha fatto bene, perché altrimenti si andava distrutto. No, che peccato. È un peccato. Che Io peccato. mi dispiace, perché io sono un collezionista proprio di quelli. Cercherei tutto per far vedere la gente nel posto adatto dove sono. Perché fa una bacheca e metterci un oggetto. Non capisco la gente, praticamente giovani ora, come fanno a capire Ho capito. come funziona. Perché Io non avete. sapevo che c'erano queste belle cose. Io avevo un'informazione, devo incontrare un tale, devo ancora incontrarlo, che mi dovrebbe parlare di a proposito di riscaldamento, no? Che ha detto Sì, parlava, faceva sì, freddo. sì. Ha detto che qui funziona il teleriscaldamento. Io però una televisione che scaldi non l'ho ancora trovata. Ah, Io a volte accendo i sì. canali, faccio così, ma non succede. Poi quando lo incontro glielo chiedo, può darsi che sia una bugia, però nel frattempo ho scoperto che ci sono queste cose che non sapevo. Umberto. Sì, Bravissimo, no, arrivederci, salutami così, con questo saluto, un abbraccio, bello Umberto, vai, grazie Lo tutto. sa come mi chiamano? No, Come mi firmo anche? come ti firmi? Rum. Rum? Sì. Perché? Rum. Per il rum? No, perché scritto Rossi Umberto Montecevoli viene scritto così. Ah, pensavo per il rum, se no. R-U-M. Ah no, io bevo. Ah, allora. Siamo parenti, ma amici, rum, se bevevi magari, vabbè, d'accordo. Ciao, ciao, rum. Vediamo se incontro questo stile.